Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio parlare della poltiglia bordolese. Vediamo un attimino che cos'è, come si prepara, per cosa viene utilizzata e come viene utilizzata. Intanto diciamo che la poltiglia bordolese è un fungicida rameico di contatto che ha un'azione preventiva. Si tratta di una poltiglia ottenuta attraverso l'utilizzo del solfato di rame che deve essere neutralizzato con l'aggiunta di calcio. Infatti il solfato di rame è una sostanza acida, per cui dandola così com'è ovviamente può provocare dei danni alle piante. Quindi va neutralizzata con la calce, in quanto questa ha un pH alcalino. Può essere tranquillamente utilizzato in agricoltura biologica. In base alle dosi noi possiamo ottenere una poltiglia bordolese neutra, acida oppure alcalina, variando ovviamente le dosi di solfato di rame e calcio. Rispetto a questo, ovviamente dobbiamo dire che una miscela acida ha un'azione pronta, ma meno duratura nel tempo. E diciamo che una poltiglia acida potrebbe causare anche fitotossicità verso le piante. All'aumentare della calce, chiaramente la poltiglia diventa sempre meno acida, per diventare neutra oppure per diventare alcalina. Chiaramente una soluzione alcalina ha un potere più blando rispetto ai parassiti fungini, però è molto più duratura nel tempo, in quanto la calce ha un potere adesivante maggiore, quindi viene dilavata meno facilmente. Sappiate che il rame è un prodotto, è un metallo pesante che può accumularsi nel suolo e può favorire la mortalità della microfauna del terreno. Tale rischio ovviamente è maggiore se i suoli sono acidi. Ecco, questa mortalità di questa microfauna chiaramente può indurre a una diminuzione della trasformazione della sostanza organica in humus. Il rame non risulta tossico per le api, ma è tossico nei confronti dell'ambiente, dei pesci, ed è poco tossico per i mammiferi. Per quanto riguarda la miscibilità della poltiglia bordolese, possiamo dire che non bisogna miscelarla con sostanze cui il principio attivo è il peretro, oppure il rotenone, che è un insetticida caricida, il Bacillus thuringiensis, i polisolfuri e gli oli minerali. Quindi fate attenzione quando preparate la poltiglia bordolese di non miscelarli con questi prodotti. Il rame possiede importanti azioni secondarie verso gli oidi, le moniglie e la botrytis. In questi casi spesso l'azione non è diretta verso i patogeni fungini, ma avviene attraverso l'ispessimento della pellicola esterna dei vegetali. Ecco, durante il riposo vegetativo le piante sopportano anche dosi abbastanza elevate di poltiglia bordolese, poiché ovviamente in questo stadio diciamo che non si provocano danni, per cui durante il periodo invernale si possono usare delle poltiglie anche alla massima dose in etichetta. Ecco, normalmente si può arrivare fino a sciogliere 1,5 kg, anche 2 kg per 100 litri di acqua. Ma vediamo un attimino quali sono normalmente le dosi più consigliabili per ottenere una poltiglia bordolese, diciamo, a reazione neutra. Esistono in commercio già dei prodotti preparati, quindi senza bisogno di aggiunta di calce, quindi sono già pronti all'uso, ma noi in questo caso
vi voglio far vedere come si prepara la poltiglia bordolese. Per preparare e distribuire la poltiglia bordolese chiaramente abbiamo bisogno di alcune cose che adesso vi farò vedere che ho su questo caso. Chiaramente dobbiamo essere dotati di una pompa, va bene, a seconda chiaramente della quantità che dobbiamo distribuire, ovviamente possiamo usare una pompa elettrica come questa, che ha una capacità di 40 litri, ma possiamo usare anche una pompa manuale a spalla, quelle che normalmente si utilizzano per poche piante. Altre attrezzature che abbiamo bisogno, chiaramente abbiamo bisogno di un bilancino. Quindi, poiché non possiamo andare a spanne nelle dosi, quindi ci occorre una bilancia per pesare sia il solfato di rame che la calce. Dopodiché, ovviamente, abbiamo bisogno del solfato di rame, della calce idrata come materiali per la poltiglia bordolese. Ovviamente durante la preparazione e durante la distribuzione dobbiamo utilizzare tutte le protezioni del caso, quindi abbiamo bisogno dei guanti in lattice, degli occhiali per proteggere la vista. Infine dobbiamo proteggere le vie respiratorie attraverso l'uso di una mascherina, in questo caso la maschera ai carboni attivi. Poi abbiamo bisogno di un contenitore graduato per misurare la quantità di acqua, una tuta monouso, uso e getta, e poi dei vari contenitori dove poter sciogliere il nostro prodotto prima di metterlo dentro la pompa. Ma passiamo un attimino a vedere in che proporzione devono essere sciolte le due componenti. Ecco, non esiste una dose standardizzata, in quanto le due dosi possono variare in base al periodo in cui noi la facciamo, può variare in base al tipo di malattia che dobbiamo combattere, può variare anche in funzione delle condizioni climatiche della zona. Diciamo che in linea di massima possiamo dire che normalmente la poltiglia, il rame viene addizionato di calce in rapporto di 1 a 0,6. Vuol dire che ogni chilogrammo di solfato di rame dobbiamo aggiungere 600 grammi di calce. Prestare la massima attenzione in caso le piante da trattare siano in zone dove soggiornano animali domestici. Quindi, poiché bene o male quando si tratta c'è sempre lo sgocciolamento della poltiglia bordolese, quindi in questo caso bisognerebbe cercare di proteggere la superficie del terreno mettendo un telo di plastica per evitare di imbrattare l'erba che eventualmente i nostri animali possono inavvertitamente mangiare. Bene, tornando al discorso delle dosi, abbiamo già detto che la poltiglia bordolese si prepara in proporzione di 1 a 0,6. Chiaramente se su 100 litri metteremo 1 kg di solfato di rame, su 10 litri ne metteremo 100 grammi. E su un litro invece ne metteremo 10 grammi, su mezzo litro chiaramente 5 grammi. Per quanto riguarda la calce invece metteremo 600 grammi su 100 litri, 60 grammi su 10 litri, 6 grammi su un litro. Quindi diciamo che in linea di massima queste sono le proporzioni. Prepareremo una soluzione di 20 litri di poltiglia bordolese. Quindi allora 20 litri, abbiamo detto che su un litro
metteremo 10 grammi, quindi su 20 litri metteremo 200 grammi di solfato di rame. Abbiamo detto 6 grammi per litro, quindi su 20 litri metteremo 120 grammi di calcio idrato. Ecco, lo scioglimento dei due prodotti va fatto separatamente e la miscela viene fatta successivamente. Bene, ho fatto la misura dell'acqua, quindi ho messo 16 litri di acqua su un contenitore dove andrò a scegliere il solfato di rame. Ho misurato invece 4 litri di acqua su cui andrò a sciogliere la calce. Adesso misuriamo le quantità e cominciamo a sciogliere il prodotto. Misureremo adesso 200 grammi di solfato di rame. Ecco, questa è la quantità del solfato di rame che andremo a sciogliere nell'80% dell'acqua. Teniamo questo colore intenso, giriamo bene. Bene, adesso andremo a misurare 120 grammi di calce. Vediamo se c'è qualche grammo in più. Cominceremo a sciogliere anche la calce sul 20% di acqua rimasta. Giriamo bene per evitare che si formino dei grumi. Bene, abbiamo i due prodotti sciolti separatamente. Adesso non facciamo altro che mettere assieme la calce nel solfato di rame. Vediamo che il colore comincia a cambiare. Bene, la nostra poltiglia bordolese è pronta. Verseremo tutto dentro la pompa. Bene, il livello rosso ci dice che siamo a 20 litri. La soluzione è pronta, non ci resta che distribuirla. Bene, ho finito di distribuire la bottiglia bordolese, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi alla prossima. Ciao a tutti!